Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi parlerò di questa cassa Bluetooth, la ProSmart Plus. Andiamo a vedere di cosa è fatta e come funziona. Vediamo com'è fatta la scatola di fuori. Molto carina questa cosa dove viene scritto tutta la descrizione della cassa. Di come è fatta. Questa cassa è IPX6, cioè non è totalmente impermeabile, ma è resistente agli schizzi d'acqua. Potenza 40 watt con i bassi, viva voce assistant. La durata della batteria è 15 ore con un volume naturalmente medio. Questa cassa si può interfacciare con un'altra cassa uguale, sempre la Trasmart Plus, e così da poter avere 80 watt di potenza. Questa cassa funge anche da power bank, ha 6600 mAh di batteria, quindi una batteria veramente molto grande. Naturalmente se adopererete questa cassa come power bank diminuirà la sua durata. All'interno di questa scatola troverete un cavo USB di tipo C e un cavetto AUX per collegare al vostro telefono. Bene, andiamo a accenderla e vediamo come è il suo suono. Bene, andiamo a accendere la cassa con il tasto accensione e spegnimento. Adesso si è accesa e con quest'altro beep mi dice che si è connessa al dispositivo Bluetooth associato. Qui abbiamo tutti i suoi tasti, indietro, avanti per cambiare le canzoni. Questo tasto qui, TWS, che serve per sincronizzare un'altra cassa uguale. Praticamente invece di 40 watt dopo andrete ad avere 80 watt di potenza e di suono. L'equalizzatore, come vedete, cambia qui il colore del LED. Spento è la modalità vocale. Così è la modalità 3D e così è la modalità basso più, che dove sentirete tutta la potenza di questa cassa. Questa M qui è per cambiare la modalità, quindi che abbiamo qua dentro diversi tipi di modalità. Apriamo qui il cassettino, c'è la modalità AUX con il cavetto che abbiamo visto prima danno in dotazione. Qui l'USB, quindi potrete mettere anche una chiavetta USB con le vostre canzoni che avete memorizzato all'interno. La micro SD che si mette qui dentro. E questo è il jack di ricarica dove si carica la cassa. Con questa uscita qui potrete caricare anche il vostro telefono. Naturalmente, andando a fare questo, la batteria della cassa diminuirà, quindi avrete meno durata. Qua sopra abbiamo la rotella del volume,
Così abbassiamo tutto quanto in senso antiorario, in senso orario andiamo a alzare, così mi dice che il volume in questo momento è al massimo. Con un clic andremo ad avviare la musica e un altro clic andremo a mettere in pausa. Se premiamo per 3 secondi questo tasto qui, andremo ad attivare l'assistente vocale come Alexa, Google, Siri. Adesso vi farò sentire, la cassa nelle varie, modalità di suono. Vado a fare play. Adesso siamo, con il volume tutto basso, vado ad alzare. Avete sentito? È veramente veramente molto potente. Io sono rimasto stupito da questa cassa che dalle dimensioni non è grandissima, non è piccolissima, è media. Avrei preferito che invece della la sua forma rotonda l'avessero fatta quadrata, perché se la mettete in qualche posto, così vi può rotolare via e cadere per terra. I bassi sono veramente potenti, quindi avrà anche un po' di vibrazioni. Sotto è fatto in gomma, però su certe superfici, se non state attenti, vi potrebbe cadere per terra perché vibra un bel po', essendo così potente. Bene, io penso di aver detto tutto. Spero che questa recensione vi sia stata di aiuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!